Obiettivo della missione di oggi, la ricerca dei primissimi colori che annunciano la primavera. Bene ragazzi, ciao a tutti e bentornati sul canale di Saturn 5. Oggi sabato 16 marzo 2024, splendidissima giornata di sole dopo un periodo di piogge di un paio di settimane, ragazzi. Cielo pulito, alta pressione, temperature eccezionalmente calde, 22 gradi in questo momento. La missione di oggi, come anticipavo nell'intro, è quella di andare alla ricerca dei primissimi colori, non primaverili perché siamo ancora ufficialmente in inverno, ma che annunciano la primavera. Adesso credo che abbiamo di nuovo un'anticipazione anche quest'anno della primavera, per il fatto che comunque per le temperature miti, ma più che tutto ha fatto un paio di settimane di piogge intense che erano assolutamente necessarie per far crescere tutto, per far fiorire tutto quanto. Ci troviamo nel Roero, per la precisione Corneliano, che stiamo abbandonando adesso, punto di partenza Corneliano d'Alba, ragazzi, ci stiamo allontanando adesso, proprio adesso dalla provinciale. Siamo sul S4, in realtà siamo su un tratto di strada che abbiamo già documentato più volte negli anni passati, è un tratto che poi proseguendo per l'S4 porta fino a Monticello, infatti abbiamo documentato anche Monticello con il suo validissimo castello. Questa volta la direzione è un pezzo inizialmente verso Monticello e successivamente possiamo già vedere qua le primissime fioriture, guardate che meraviglia qua. Successivamente vediamo di inventarci un anello verso destra, una strada che una volta avevamo preso per sbaglio, questa volta la vogliamo prendere intenzionalmente, ma lo scopo, dicevo, non è tanto quello di documentare queste zone che abbiamo già documentate una volta a novembre, una volta a marzo, più o meno in questo periodo dell'anno, quanto andare a cercare proprio i punti colori, ragazzi, i primissimi. Ci sono già un sacco di fioriture e soprattutto nel sottobosco, perché se noi guardiamo gli alberi all'altezza del naso è ancora tutto al 98% secco, ma interessanti sono i prati, il sottobosco proprio. Il richiamo dell'S4 che avete appena visto per la prima volta che siamo venuti qua, ragazzi, era estate, era coperto da foglie, non l'abbiamo visto. Abbiamo proseguito dritto, ci siamo arrampicati su per i vigneti, tutto un salitone fatto per niente. E di qua inizia la zona bella, boschiva. Troviamo nel bel mezzo di una fitta foresta. Osservando la foresta all'altezza del naso, tranne qualche raro germoglio, vediamo che c'è una prevalenza di secco, ragazzi. Quindi le fioriture si vedono in basso. Questo è anche lo scopo della missione. Un ambiente come questo è estremamente selvaggio, siamo lontani veramente chilometri dalla civiltà. Tutti i rumori che sentiamo sono 100% naturali. Ottimo ambiente qua per fare anche riprese di tipo field recording, ragazzi.
oltre che un ottimo ambiente per fare bushcraft. Proveniamo adesso da qua giù e siamo arrivati su un panoramicissimo crinale, sempre facente parte dell'S4. Guardate che meraviglia! Qui notiamo che c'è già un inizio di verde. Queste foglioline avranno una settimana, 10 giorni massimo. Primi accenni di primavera. Percorrendo questo crinale che sale leggermente, fino adesso abbiamo fatto un salitone per arrivare in questo punto panoramico in alto, abbiamo panorami a destra e a sinistra, si intravedono i paesaggi da un lato Roero e dall'altra parte in fondo sulle Langhe, e si intravede qualcosa perché non ci sono ancora le foglie se non qualche piccolo germoglio sui rami degli alberi, quindi si riesce a intravedere anche in mezzo, mentre fra un mesetto e mezzo, quando nasceranno le foglie, sarà tutto ancora più colorato di adesso. Qui adesso di colori proprio stanno spuntando i primi, però ci sarà meno visuale quando ci si trova nelle foreste, fosse anche un crinale, tranne qualche punto particolare, ma normalmente la visuale è abbastanza coperta dalle foglie. E ci troviamo in un'atmosfera idilliaca, in un'atmosfera proprio che preannuncia la primavera. Vediamo nella vegetazione i primi cenni di primavera. Siamo ancora in inverno ufficialmente, manca poco, ma siamo ancora in inverno, 16 marzo oggi. Ma i primi cenni si vedono, anche come temperature. Una libidine, un ambiente, un habitat. Sentiamo anche gli uccelli. Tra l'altro stiamo registrando con Sony ECM-M1 come microfono montato sulla X53. L'ideale, chiaramente qua sarebbe l'Audio-Technica BP4025, montato su Panasonic, collegato via XLR. A questo punto avremo tanta sensibilità in più ancora. Magari poi un giorno la porteremo di nuovo la Panasonic, anzi sicuramente, per fare field recording. Ottimo l'ambiente. C'è solo assenza di correnti d'acqua, ruscelletti, quelle cose lì, che da un punto di vista audio risulterebbero particolarmente gradevoli per il field recording. Credo proprio che questo sia un giovanissimo castagno. In mezzo a questo oceano grigio e secco, guardate qua che cosa spunta. Questo signorino qui avrà sì e no una settimana. Il punto è che qui ogni 5 metri c'è un qualcosa da riprendere. Ci vorrebbe, non basterebbero 3 giornate intere soltanto per riprendere qua 300 metri di sentiero. Una roba allucinante. Ogni momento l'alberello appena nato, la fogliolina, il bocciolo, il fiore. Sentiamo anche qua un leggero fruscio di foglie degli alberi. Field recording, anche se sentiamo il brusio di Cornigliano. Ragazzi, rettifico, prima eravamo in una zona più protetta, ma qui si sentono le foglie
ma in lontananza anche il brusio dei motori a scoppio che passano macchine e moto a Cornigliano. Cristo? Dio Faust? Cristo? Potremmo dunque dire che il pullulare di colori in natura grosso modo parte da metà marzo in avanti, poi chiaramente dipende anche molto dall'inverno, quanto l'ha fatto rigido, quanto mite, se più o meno piovoso, anche la presenza o meno di acqua incide molto sulle tempistiche dello sbocciare del pullulare. In ogni caso io esprimo un mio parere personale, trovo ancora più appagante, gratificante questa stagione qui, che è sostanzialmente ancora in forte prevalenza secca, piuttosto che non la piena stagione tipo maggio, che forse è il mio mese in assoluto preferito, con tutto 100% verde, perché sì, ok, è più bello, è più figo, è ancora più colorato e tutto, però siamo già in piena stagione e poi pensiamo, però poi in estate, sì, ok, dura ancora, però poi ci aspetta l'autunno, che non è detto che sempre presenti i suoi validissimi colori, e poi l'inverno grigio, tetro, spesso e volentieri angusto, nebbioso e congelate, eccetera eccetera. Un po' il concetto del sabato del villaggio di Leopardi, avete presente che lui diceva che comunque il sabato è più interessante, la domenica è più bello, più gradevole, perché sappiamo mentalmente che il giorno dopo è domenica, invece domenica sì, ok, il giorno di festa, ma il giorno dopo è lunedì. Quindi qui è un po' la stessa cosa, no? In natura devo dire che gli inizi, quando ancora la forte prevalenza è secca, grigia e tetra, ma questi primissimi, anche rari e isolati, punti di colore gratificano ancora di più quando si è in pieno della bella stagione verde, perché mentalmente sai che il futuro che ti aspetta sarà proprio il pieno verde, con tutto che germoglia, tutto che esplode di colori e di vitalità. Sarei curioso di sapere se qualcuno di voi attraverso i commenti magari conviene con me su questo concetto che ho appena espresso o meno. Cioè, preferisco sempre, tanto per fare un esempio, non il giorno di festa in sé, ma il giorno prima della festa, o quello prima ancora, anche interessante, perché sai che ti aspetta in un immediato futuro la festa, nel paragone con la natura, con i colori, con le esplosioni, eccetera, eccetera. Nel frattempo, ragazzi, qua continuiamo questo percorso sul crinale. Stiamo facendo una sorta di anello intorno alle colline di Cornigliano d'Alba. Ci troviamo, come dicevo, in pieno roero e siamo arrivati in un punto dove arrivano dei forti rumori di... Non so, sembra quasi che sia una cava giù in fondo, in prossimità di Cornigliano. Un rumore di bassa frequenza che non riesco a capire di che provenienza è, sicuramente provenienza artificiale, quindi questo non è un punto adatto per le registrazioni field recording. Effettivamente, ragazzi,
le zone davvero idonee per il field recording non sono poi tantissime, perché anche se si va in natura, un lontano trattore, il brusio di una lontana provinciale, una motosega di qualcuno che fa legna nei boschi, eccetera, spesso e volentieri si sente. Le zone dove si può davvero registrare field recording, mi viene in mente per esempio il parco naturale del Roero, in prossimità di Sommariva Perno, parliamo di nuovo di Roero, oppure la Valle del Biotopo, ragazzi, Sentiero del Castagno, lì è una zona veramente tanto tanto isolata. Qui per il field recording, nonostante che siamo addentrati, sì, ci sono alcuni punti isolati acusticamente dalla provinciale, dal paese, da cui tipicamente provengono i rumori di provenienza artificiale, ma qua siamo un po' troppo in vista, per cui niente field recording. Possiamo notare che se non andiamo a cercare proprio le prime fioriture, i primi punti colori nel sottobosco, osservando la foresta così da lontano, abbiamo ancora una forte prevalenza di grigio secco, come è normale che sia in questa stagione. Siamo a metà marzo. Osserviamo invece che se andiamo ad analizzare il sottobosco nei particolari, obiettivo della missione di oggi, il colore verde quantomeno incomincia a essere abbastanza presente. Ok, siamo sulla strada del ritorno e notiamo questo albero bianco che spicca in mezzo a questo contesto grigio che lo circonda di tutti gli altri alberi grigio, marrone scuro. Tra l'altro l'abbiamo già ripreso anche all'andata, abbiamo già fatto anche un primo piano. Ed eccoci all'incrocio da cui siamo provenuti, questa è la direzione. Questa volta sperimentiamo un anello, una strada di ritorno alternativa a quella che abbiamo fatto precedentemente, e per la precisione sperimentiamo Katrina. Vedete il cartello Katrina MTB, in fondo vediamo il paese di Cornegliano. Ragazzi, se vi zoom lo intravedete, perché è proprio soltanto, si vede poco perché è nascosto fra la vegetazione, e prendiamo giù questo sentiero che tra l'altro è una novità, è la prima volta che lo sperimentiamo. È già abbastanza tardino, ragazzi, per cui non abbiamo tantissimo tempo. Secondo me qua ci mettiamo ancora meno che al ritorno. Siamo forse già in marcia da più o meno 3 ore, una roba del genere, o se non 3 quasi, manca poco alle 3 ore. Il sole sta scendendo giù, purtroppo i colori super mega allucinanti qua adesso vanno pian pianino a scemare. Ci sarebbe stata anche un'altra alternativa dal punto panoramico da cui abbiamo intravisto prima, avrete notato la clip sul primo piano del punto Castello di Monticello, ma quel percorso probabilmente ci portava fuori zona. Qui direi che siamo decisamente più tranquilli, perché è vero, è nuovo, non sappiamo esattamente il punto in cui ci porterà, ma avendo il contatto visivo con il paese di Cornegliano, ragazzi, cioè ovviamente non può che portare a Cornegliano. Magari c'è un tratto di provinciale un po' più lungo da fare, ma chi se ne frega. Però sto vedendo già dall'alto qua il sentiero dell'andata, quindi direi che qui siamo abbastanza in una botte di ferro. Sono curiosissimo di montare le clip, non vedo l'ora di montare questo video, ragazzi, perché
credo veramente di aver fatto, intanto sono soddisfattissimo perché mi ha fatto veramente delle registrazioni, delle riprese spettacolari, colori dei primi piani allucinanti, giornata veramente fantastica, clima eccezionale, poi vabbè location qua che spacca il culo perché siamo in pieno Roero, nelle colline splendide del Roero, ambiente che frequentiamo da sempre tantissimo e anche assiduamente, e quindi siamo contenti di aver fatto queste riprese e anche le riflessioni sulla situazione di vegetazione del momento, che è veramente interessante, questi primi colori che soprattutto poi preannunciando l'avvicinarsi della primavera tengono il morale alto e soprattutto ricordano che, ragazzi, che il grosso dell'inverno è sostanzialmente, possiamo dire un 95% dell'inverno ce l'abbiamo alle spalle, tanta roba, si avvicina pian pianino anche il periodo dei dehors, di poter stare anche eventualmente nei ristoranti, pizzerie o bar fuori all'aperto, e niente, credo che non manchi tanto qui al ritorno perché sì, vediamo il paese di Cornigliano che si avvicina sempre di più. Intanto scendiamo giù per questo crinale che sì, adesso il sole tramonta, però tanta roba. Ragazzi, un ammasso di primule veramente fantastico, peccato che c'è brutta luce in questo momento. Guardate che roba! Oddio, brutta luce, in realtà non è che sia una brutta luce, non è più la luce di prima perché il sole è tramontato. Nel frattempo abbiamo preso questo catrina, questo sentierino giù indicato come MTB, abbiamo attraversato tutto un bosco, abbiamo fatto una ripida discesa, però adesso non siamo proprio esattamente alla provinciale, è probabile che dobbiamo ancora attraversare qua un campo. Abbiamo qua un noccioleto sulla nostra sinistra, direi che sono noccioli questi, credo almeno, e vediamo adesso di improvvisare perché dobbiamo arrivare sulla provinciale per poi arrivare nel punto in cui abbiamo parcheggiato la macchina. Stiamo attraversando dei campi qua, Camilla ha trovato una pozzanghera e beve, e spero che ci sia la possibilità di arrivare forse attraversando il noccioleto, qua tra l'altro c'è anche paciorla, dio maiale porco, speravo di evitarla, e niente, bisogna trovare il modo per arrivare sulla provinciale. Poi vabbè, se c'è da fare 400-500 metri di provinciale, pazienza, non è un problema. Intanto comunque ormai manca poco. Dire la verità, non siamo nemmeno a Cornigliano a vedere di qua. Siamo sicuramente sulla provinciale che porta a Cornigliano, dobbiamo ancora arrivarci a sta provinciale. Vedete, questo è l'ambiente. Dobbiamo scendere adesso giù di qua. Cerco di inquadrare in maniera che si capisca qualcosa. Qua ci sono dei capannoni, però laggiù vedo già la torre di Cornigliano, di conseguenza la direzione è sicuramente quella giusta. Ed eccoci scesi giù nella zona industriale di Cornigliano, manca veramente poco, abbiamo ancora un tratto da fare, dopodiché si conclude la produzione video. Nel frattempo le luci si abbassano, è ancora un po' presto, ma fra breve arriverà l'ora blu. Nel frattempo vediamo ancora, possiamo ammirare, anche se la luce non è quella giusta, questo splendido albero in fiore rosa, guardate che meraviglia allucinante qua. Bene ragazzi, anche questa produzione video volge al termine, grande soddisfazione, credo che veramente meriti, non so, devo ancora fare il montaggio, ma sono ottimista, sono soddisfatto delle riprese. Come al solito mettete un bel pollicione verso l'alto se il video è stato di vostro interesse, sapete che i commenti sono sempre graditissimi ragazzi, iscrivetevi al canale, al prossimo video, ciao!